Ciao, bentornato. Oggi parliamo delle glomerulonefriti rapidamente progressive. Sono quegli altri tipi di glomerulonefrite che hanno una prevalente manifestazione nefritica. Allora, si chiamano glomerulonefriti rapidamente progressive proprio perché sono caratterizzate da un rapido deterioramento della funzione renale, che quindi si presenta con un rapido aumento della creatininemia, una rapida contrazione della diuresi, ritenzione idrico-salina, anemia e quindi tutte le conseguenze ad esse associate. Questa glomerulonefrite, caratterizzata sempre alla base da un processo infiammatorio molto consistente, determina la glomerulosclerosi, quindi la perdita dei glomeruli. Si parla di glomerulonefrite rapidamente progressiva quando vengono persi dal 50% in su dei glomeruli. Abbiamo quindi alla base sempre un processo infiammatorio che causa, cosa causa? Causa la lesione delle cellule endoteliali e quindi poi della membrana basale. Questa lesione determina un aumento della permeabilità del filtro capillare, e una perdita chiaramente strutturale del capillare glomerulare che causa il passaggio di proteine, immunoglobuline, cellule proinfiammatorie e anche di fibrinogeno attraverso l'endotelio del glomerulo fino ad arrivare allo spazio di Bowman. A questo livello, quindi, si estende il processo infiammatorio che determina poi anche un aumento della proliferazione cellulare, delle cellule endoteliali, del mesangio e anche delle cellule epiteliali. In più, la fibrina attivata, quindi il fibrinogeno trasformato in fibrina a livello dello spazio di Bowman, inizia a polimerizzare, determinando proprio l'innesco e la progressione del processo fibrotico. Quindi si va a accumulare materiale fibrinoide a livello dello spazio capsulare, portando quindi alla glomerulosclerosi. Nel momento in cui poi l'epitelio viene rotto anch'esso, allora questo processo infiammatorio fibrotico si estende anche allo spazio interstiziale. Se invece l'epitelio rimane integro, allora può succedere che questo processo infiammatorio di fibrosi si possa in qualche modo riassorbire. Ma comunque l'osservazione al microscopio elettronico di queste semilune fibrotiche è sempre indice di un'evoluzione infausta della malattia, che poi evolve nella maggior parte dei casi proprio la perdita dei glomeruli e quindi l'insufficienza renale. Quindi questa è la caratteristica di tutti i tipi di glomerulonefriti rapidamente progressive. Ne abbiamo essenzialmente tre di tipi che poi hanno delle caratteristiche specifiche. Quella di tipo 1 è caratterizzata dalla presenza di anticorpi antimembrana basale, quella di tipo 2 dalla presenza di immunocomplessi, quella di tipo 3 dalla presenza di anticorpi anticitoplasma dei neutrofili e che è associata quindi spesso a vasculiti, è associata di solito alle vasculiti. Quindi quella di tipo 1, iniziamo con quella di tipo 1, è caratterizzata dalla presenza di anticorpi antimembrana basale. È tipica la glomerulonefrite rapidamente progressiva di tipo 1 ha come modello, come esempio, la cosiddetta sindrome di Good Pasture, che è quindi caratterizzata dalla nefrite, dalla presenza di questi autoanticorpi e da emorragie polmonari. Perché? Perché questi autoanticorpi sono diretti contro una componente della membrana basale che è la catena alfa 3 del collagene di tipo 4. Quindi non solo vengono lesionati i glomeruli, ma vengono lesionati anche altri tessuti dove è presente questa molecola, ad esempio gli alveoli, e quindi si innesca una alveolite emorragica che determina emorragie polmonari. Quindi la sindrome di Good Pasture è caratterizzata dalla presenza di autoanticorpi antimembrana basale, di emorragie polmonari e di glomerulonefrite rapidamente progressiva, in questo caso di tipo 1. Quindi la sintomatologia è caratterizzata da febbre, da dispnea, tosse stizzosa, emoftoe, quindi emissione di sangue con la tosse, con l'espettorato,
E poi tutte le caratteristiche relative alla glomerulonefrite, quindi ritenzione idricosalina, contrazione della diuresi, edema, ipertensione, ematuria, macroematuria o microematuria, proteinuria non nefrosica e così via. Quindi come bisogna fare per diagnosticare la malattia? Ovviamente sempre bisogna partire dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, per poi passare agli esami di primo livello laboratoristici che ci diranno, che ci faranno comprendere come il paziente sia in uno stato di infiammatorio, insomma i suoi tessuti, i suoi organi stiano affrontando una patologia di tipo infiammatorio. Infatti si avranno VES e PCR aumentate, si rileverà una leucocitosi, in particolare la presenza di anticorpi antimembrana basale, che saranno quindi rilevabili. Si avrà una condizione di anemia, un'anemia e quindi una diminuzione di eritrociti che in realtà è data sia dalla ritenzione idricosalina che va a diluire la concentrazione degli eritrociti, sia dovuta a perdite ematiche derivanti dalle emorragie polmonari, come dicevamo prima. Poi in correlazione con la perdita della funzionalità renale si avrà anche un aumento della creatininemia. Poi si faranno l'esame delle urine, all'esame delle urine si rileverà la presenza di, ad esempio, leucociti, di eritrociti, di smorfici e quindi di cilindri, principalmente di cilindri ematici, anche di cilindri leucocitari e così via. I fattori responsabili sembrano essere, cioè nella maggior parte dei casi è come al solito sconosciuta la causa, idiopatica, però sembrano avere un ruolo in questa malattia. Ad esempio l'inalazione di idrocarburi, il fumo di sigaretta, ma anche antigeni virali, antigeni derivanti da microrganismi esogeni, patogeni. Quindi, dal momento che questa patologia si manifesta anche con emorragie polmonari, è molto importante fare anche esami di secondo livello, come ad esempio un RX torace o ad esempio una scintigrafia con emazie marcate, che ci permette di rilevare la presenza di sanguinamenti anche quando questi sono di modesta entità e quindi che non sono visibili macroscopicamente. Poi cosa si fa? Ovviamente si fa la biopsia renale, la biopsia rinale, quindi si osserverà la biopsia, il prelievo biottico con il microscopio ottico che ci rileverà la presenza di un aumento di volume di glomeruli, un'ipercellularità e semilune, quindi processi fibrotici di glomerulosclerosi. All'immunofluorescenza vedremo dei depositi di immunocomplessi caratteristici a fumo di sigaretta, al microscopio elettronico vedremo invece la presenza di sempre questi immunocomplessi che si depositano soprattutto a livello subendoteliale. Spesso la terapia immunosoppressiva con prednisone, ciclofosfamide e la terapia sintomatica con antipertensivi, diuretici, eccetera, non basta, quindi è necessario spesso fare la plasmaferesi, quindi la sostituzione del plasma, dare plasma nuovo, depurato al paziente. Passiamo ora alla glomerulonefrite rapidamente progressiva di tipo 2 causata da immunocomplessi. Qua abbiamo quindi una patologia eziopatogenesi di tipo immunologica, in questo caso si formano immunocomplessi in circolo o in situ che vanno a innescare una reazione di tipo infiammatoria, proprio come avevamo detto per la glomerulonefrite post-infettiva. E infatti non è altro che una evoluzione in senso maligno, aggressivo, di ad esempio una glomerulonefrite post-infettiva, oppure di una patologia sistemica come può essere la porpora di Schönlein-Henoch, oppure il lupus eritematoso sistemico, crioglobulinemia, oppure glomerulonefrite membranoproliferativa, glomerulonefrite da depositi mesangiali di IgA, cioè la sindrome di Berger, oppure può essere dovuta all'esposizione ad antigeni a farmaci, può essere dovuta a una reazione a farmaci come ad esempio la rifampicina, l'allopurinolo, la penicillina ed altri. In ogni caso, quindi qua abbiamo le stesse caratteristiche delle glomerulonefriti da immunocomplessi. Si innesca la reazione infiammatoria che va a
lesionare il glomerulo, determinando il passaggio di immunocomplessi, di proteine proinfiammatorie a livello subendoteliale, che si possono depositare, quindi a livello subendoteliale o mesangiale o subepiteliale, determinando l'innesco di questa reazione infiammatoria che può evolvere poi in fibrosi e quindi in glomerulosclerosi, che poi si può estendere anche all'interstizio dando una nefrite tubulo interstiziale e poi evolvendo fino all'insufficienza renale. La glomerulonefrite invece di tipo 3 è una glomerulonefrite che non è causata da immunocomplessi, ma è causata più frequentemente da vasculiti e dalla presenza di ANCA, che sono gli anticorpi anticitoplasma dei neutrofili. Allora, cosa sono le vasculiti in generale? Le vasculiti sono delle patologie causate da reazione infiammatoria a carico dei vasi. Vasi che possono essere interessati sono vasi di grande, medio e piccolo calibro. Quelle di patologie relative a vasculiti che colpiscono vasi di grande calibro sono ad esempio l'arterite di Horton o l'arterite di Takayasu. Le patologie invece relative alle vasculiti dei vasi di medio calibro sono ad esempio la poliarterite nodosa e la malattia di Kawasaki. Poi abbiamo invece le vasculiti dei piccoli vasi, che sono quelle che poi determinano le glomerulonefriti di tipo 3, in cui troviamo appunto le vasculiti ANCA associate, di cui ti ho parlato, vasculiti in generale da immunocomplessi e vasculiti paraneoplastiche. Allora, nel nostro caso la glomerulonefrite rapidamente progressiva di tipo 3 è causata da vasculiti ANCA associate, che quindi sono vasculiti che caratterizzano i piccoli vasi, quindi per piccoli vasi intendo arteriole, capillari e venule. Ebbene, che cosa sono gli ANCA? Questi autoanticorpi sono autoanticorpi che reagiscono contro proteine che sono associate ai granuli azzurrofili, dei neutrofili e dei monociti. In particolare possiamo avere autoanticorpi che reagiscono contro la proteinasi 3 di questi granuli azzurrofili, allora all'immunofluorescenza avremo un cosiddetto pattern citoplasmatico, mentre gli autoanticorpi diretti contro le mieloperossidasi daranno invece all'immunofluorescenza un pattern detto perinucleare. Allora, quali sono le vasculiti ANCA associate? Le vasculiti ANCA associate sono la granulomatosi di Wegener, la sindrome di Churg-Strauss, la poliangioite microscopica e poi una variante della poliangioite microscopica che è la glomerulonefrite necrotizzante extracapillare pauci immune, che solitamente è idiopatica, quindi non si conosce bene la causa. Chiaramente dedicheremo delle lezioni, una lezione particolare per le vasculiti ANCA associate. Comunque quello che ti volevo comunicare in questa lezione è semplicemente che queste vasculiti causano la glomerulonefrite rapidamente progressiva di tipo 3, che quindi, come le altre glomerulonefriti rapidamente progressive, si caratterizza con un'evoluzione progressiva e rapida della glomerulosclerosi, che può interessare anche l'interstizio renale e può esitare poi in un'insufficienza renale acuta e anche magari cronica, arrivando allo stadio terminale uremico, che necessita di una terapia sostitutiva di tipo emodialitico o di tipo proprio di trapianto renale. Ebbene, ti aspetto quindi alla prossima lezione, dove continueremo a parlare di queste malattie renali, che sono poi quelle più frequenti, anche se in realtà sappiamo che la realtà è molto più complicata e molto più variegata, ma necessariamente per studiare dobbiamo in qualche modo semplificare e schematizzare. Bene, ti aspetto alla prossima.